Ciao amici, oggi ho un appello da condividere con voi, una questione importantissima e secondo me anche gravissima. Oh my god, cosa hai combinato? No, io nulla per fortuna, ma c'è una scienziata italiana che ha bisogno del nostro aiuto. Si chiama Amalia Bruni e vive a Lamezia Terme nella bellissima Calabria. È la direttrice del centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme. Con l'occasione saluto tutti i miei fan del sud Italia perché so che siete tantissimi. Ci scriviamo sempre, ma adesso vi mando un forte abbraccio e baci. Comunque, torniamo a noi. Anzi, torniamo ad Amalia Bruni, che è una scienziata famosa nel mondo perché con il suo team di ricerca ha scoperto il gene più diffuso che provoca l'Alzheimer, che si chiama presenilina, e lo ha fatto già nel 1995. Ha avuto il privilegio di collaborare con il premio Nobel Rita Levi Montalcini, che ha appoggiato fortemente la creazione di questo centro di neurogenetica in Calabria. Da allora, in 20 anni, la nostra scienziata ha approfondito lo studio delle malattie ereditarie, tanto che oggi il centro vanta la conoscenza unica di tutta la geografia di queste malattie e quindi anche le cause, i fattori genetici, come si sviluppano e come prevenirle e come curarle. I risultati delle sue ricerche sono presenti in oltre 200 famose riviste e pubblicazioni scientifiche nel mondo. Stiamo parlando di uno dei più affermati neurologi a livello mondiale e tra l'altro è una donna in un campo prevalentemente maschile. Amalia Bruni ha raccontato che in tempi abbastanza brevi il suo centro di neurogenetica avrebbe potuto sviluppare nuovi farmaci contro l'Alzheimer. Però c'è un problema, mancano i soldi. Ma perché, Simona? La ricerca è importante. La ricerca scientifica è importantissima ed è anche il motore della crescita economica di un paese. Non me lo invento io, lo dicono gli studi dei più importanti economisti mondiali. Purtroppo in Calabria c'è una situazione molto complicata. C'è un piano di rientro della sanità molto severo. E a Lamezia Terme tutto il sistema sanitario è stato addirittura commissariato per problemi di mafia. Così ha raccontato Amalia Bruni. Il suo centro di ricerca è stato chiuso, è stato preso in questa morsa e dal 2018 tutti i possibili fondi sono stati bloccati. In realtà proprio nel 2018 erano stati inseriti nel bilancio regionale 200.000 euro per la ricerca, ma non sono mai arrivati al suo centro. La solita burocrazia. Ma nessuno fa niente? A quanto pare no. E a quanto risulta dalle sue parole, le istituzioni non hanno ancora preso nessuna posizione ufficiale, almeno fino al momento di questo video. Lei stessa, in un'intervista al Corriere della Sera, ha chiamato in causa il governo regionale, ha cercato di fare un appello, ma nessuno ha risposto. E così Amalia Bruni ha fatto una scelta coraggiosa e anche giusta. Ha preso in mano la questione e ha iniziato a parlarne, a rilasciare interviste su tutti i media, sul web, sui giornali, insomma online e offline. Ha anche scritto una lettera al Presidente della Repubblica. E cosa possiamo fare noi? Beh, la prima cosa da fare è essere informati, per questo ho fatto questo video. Una volta che ci siamo informati, facciamo anche conoscere questa notizia. Anche voi condividete questo video, facciamolo girare, cerchiamo di renderlo il più virale possibile. Io ci tengo che esprimiamo il nostro sostegno per Amalia Bruni e il suo centro di ricerca, un'eccellenza straordinaria per la scienza e per l'Italia. E per le donne. Possiamo anche noi magari scrivere sui social, anche alle istituzioni, perché no? Anche noi italiani, anche noi cittadini, possiamo volere che questo centro rimanga aperto e continui il suo lavoro di ricerca così importante, anche per il nostro futuro. Io l'Alzheimer non lo vorrei proprio avere. E se dovesse chiudere questo centro, tutto il lavoro di oltre 20 anni andrebbe perso. O magari la sua ricerca potrebbe essere comprata dalle multinazionali, il cui interesse non è certo la nostra salute, ma è lucrare sulle nostre malattie e fare sperimentazioni. Big Pharma, come si dice. Dobbiamo proteggere le eccellenze del nostro paese e quando si parla di salute ancora di più. Se i politici non si attivano, ma ricordiamoglielo noi cos'è importante. Tra l'altro, il giorno 11 febbraio ogni anno è la giornata internazionale dedicata alle donne nella scienza, con il patrocinio delle Nazioni Unite e con l'organizzazione dell'UNESCO e di UN, United Nations Women, dedicato alle donne, all'uguaglianza di genere e all'empowerment
femminile, potere alle donne. Yeah, girl power! E puoi dirlo forte, sì. Tra l'altro, ricerche scientifiche hanno dimostrato che nei team di ricerca dove non c'è diseguaglianza di genere si ottengono migliori risultati a favore di tutti. Questa è una bellissima notizia, peccato che proprio in Italia un centro di studi di eccellenza mondiale diretto da una donna stia per chiudere. Purtroppo già 4 donne, ci ha raccontato Amalia, 4 biologhe hanno dovuto lasciare questo progetto per mancanza di fondi e presto altre 10 persone come minimo saranno lasciate a casa, licenziate. Quindi amiche e amici del sud, ma anche del centro, del nord, delle isole, anche se siete all'estero, proviamo a pensare come unirci per vincere questa battaglia a favore della ricerca e della salvaguardia delle eccellenze scientifiche in Italia. Cosa ne dite? Ci state? Io sono convinta di sì. Facciamo sentire la nostra voce. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo state trendy e sani come sempre con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! (Ride)